Buonasera, seconda edizione del TG Riviera dei Fiori. Ricordiamo in apertura del nostro telegiornale che dall'11 giugno il TG Riviera dei Fiori, le sue rubriche, i suoi spazi approfondimento spassano sul canale 216 del digitale terrestre Liguria TG 24. Quindi un nuovo appuntamento, gli orari sono sempre gli stessi e anche l'impegno è quello di sempre. Ricordiamo poi questa sera al termine del nostro telegiornale dentro la provincia si occuperà dello spostamento paventato del Tribunale di Sanremo, anzi dell'accorpamento del Tribunale di Sanremo con quello di Imperia. Ne parleremo lungamente nel nostro Dentro la Provincia, ma anche nel nostro telegiornale. Adesso apriamo con la cronaca. La Procura di Sanremo ha dato il nulla osta all'esegue questa mattina per quanto riguarda la morte di Enrico Solinas, 49 anni, brigadiere dei Carabinieri in servizio alla stazione di Sanremo, trovato carbonizzato nella sua auto, una Fiat Punto, sabato notte in località Pian di Poma a Sanremo. L'ipotesi del suicidio avrebbe dato fuoco all'auto dall'interno, quindi si sarebbe sparato un colpo alla testa con la pistola di ordinanza, rimane al momento la più attendibile, specialmente dopo i primi riscontri dell'autopsia effettuata dal medico legale Francesco Traditi con la dottoressa Simona Del Vecchio, responsabile del servizio di medicina legale dell'ASL Imperiese. E quindi il risultato è che il foro d'ingresso del proiettile è compatibile con un colpo autoinferto, mentre l'incendio è stato appiccato prima dello sparo. In particolare pare che la vittima abbia respirato del fumo, segno quest'ultimo che era ancora vivo al momento dell'incendio dell'auto e che potrebbe aver dato fuoco al veicolo sparandosi successivamente. Per quanto riguarda la balistica, il colpo sarebbe stato esploso con la sua pistola di ordinanza sotto l'orecchio destro. Nelle prossime ore verrà fissata la data delle esequie. Doppio arresto della polizia di Sanremo per detenzione di droga al fine di spaccio. Da qualche giorno gli agenti della sezione investigativa del commissariato di Sanremo avevano ricevuto segnalazioni su un'impennata, sembra di vendita di eroina in città, diversi i servizi di appostamento. In un appartamento in corso inglese tenuto sotto osservazione è stato riscontrato un certo Andy Rivieri di tossicomani. I poliziotti con un sotterfugio sono riusciti ad entrare nella casa. Hanno trovato qui un 18enne tunisino, Kais Mabri, che alla vista degli agenti ha tentato la fuga, uscendo dal balcone, cercando quindi di scavalcare la ringhiera per darsi alla fuga. Tentativo non riuscito. Sempre nell'appartamento è stata trovata anche una donna, risultata poi la compagna del tunisino, Silvia Ariati, di 33 anni. È stata poi perquisita l'intera abitazione, mentre gli agenti erano impegnati, l'uomo ha estratto dai pantaloni, passandolo alla donna, un involucro. Purtroppo per loro l'agente si è accorto della manovra e quindi ha trovato nell'involucro recuperato 23 contenitori con l'eroina. In casa poi sono stati rinvenuti materiale per il taglio, confezionamento e pesatura della droga. Il tunisino si è dichiarato minorenne, ma poi gli esami hanno evidenziato che aveva perlomeno 19 anni. L'abbiamo già detto, dentro la provincia, il nostro spazio di approfondimento dopo il telegiornale si occuperà dell'accorpamento del Tribunale di Sanremo con quello di Imperia. C'è mobilitazione, l'abbiamo già visto anche in taluni nostri telegiornali, in Piazza Colombo ci sono i gazebo dell'Ordine degli Avvocati della città di Sanremo, il Presidente, l'Avvocato Elvira Lombardi è nel nostro dibattito questa sera e ha illustrato anche la prossima manifestazione che si svolgerà domani mattina, un corteo di auto da Ventimiglia a Sanremo e Imperia per anche misurare quanto ci si impiegherà a spostarsi in provincia per questioni riguardanti il tribunale, se si dovrà tutti quanti andare al tribunale di Imperia. Sentiamo. Abbiamo un appuntamento invece quasi divertente, domani vogliamo dimostrare che per andare in Imperia ci vuole del tempo, ci vuole tanto tempo, le strade sono brutte, noi partiremo da Ventimiglia alle 7:30, Bordighera 8:15, Sanremo davanti al Tribunale alle 8 con le nostre macchine ed arriveremo sino al Tribunale di Imperia, saremo cronometrati dai cronometristi ufficiali, là ci accoglieranno i colleghi
in Periesi, non so se ci offriranno qualcosa, d'altro ci posteggeranno la macchina probabilmente perché non c'è posteggio anche presso il No, Tribunale di ecco, Imperi, quello altrimenti di correremo il cronometrare rischio il di una tempo per il multa. posteggio potrebbe essere E un quindi altro aspetto aspettiamo tutti interessante. numerosi domani. Quindi dentro la provincia, subito dopo il nostro telegiornale con gli spazi approfondimento, ci sarà anche lo spazio approfondimento dedicato al Tempio Massonico di Sanremo. Ancora cronaca, Rosa Giovanna Rossi e Piera Pisano, insegnanti della scuola elementare Montessori di Sanremo, assolti in primo grado il 4 luglio scorso dalle accuse di violenza privata e perquisizione arbitraria, sono state condannate in appello a 20 giorni di reclusione. La Corte di Appello di Genova ha ribaltato la sentenza di assoluzione emessa dal giudice monocratico Lorenzo Purpura, condannando le insegnanti a 20 giorni di reclusione. Nei confronti delle due maestre, la prima supplente, il giudice ha anche disposto il pagamento in solido di circa 12.000 euro in quanto spese legali, disponendo in separata sede la liquidazione del danno. La vicenda risale al novembre del 2005, riguarda la perquisizione effettuata in un paio di classi a carico dei giovani alunni dopo la sparizione di 70 euro dal portafogli di una bidella. Si trattò di ispezioni corporali che avvennero nel refettorio alla presenza di tutte le classi e in seguito nei confronti degli alunni della quarta classe. Secondo il giudice di primo grado e secondo quanto riportato nelle motivazioni della sentenza, gli insegnanti svolsero attività ispettiva senza rendersi conto dell'offensiva delle loro azioni. La Corte invece ha confermato la sentenza di assoluzione nei confronti di Clara Carbonetto e del dirigente scolastico Fortunato Pannuti, che venne assolto con rito abbreviato. Il Tribunale di Imperi ha posto sotto sequestro un'area pertinente al locale notturno Ferro Carile situato sul lungomare Vespucci a Porto Maurizio. Il provvedimento è scattato su richiesta del pubblico ministero Alessandro Bogliolo nell'ambito di un'inchiesta sull'occupazione di aree demaniali regolate dal codice della navigazione. Il cortile in questione veniva utilizzato dal locale come pista da ballo. Accertamenti sono in corso per verificare la regolare autorizzazione di alcune opere di ingrandimento del locale. Nei mesi scorsi le indagini sulle aree demaniali hanno portato anche al sequestro dei cantieri navali del nuovo porto turistico, di un campetto di calcio in regione San Lazzaro e di altre attrezzature su diverse aree. Un giovane scooterista è rimasto ferito questa mattina dopo essersi schiantato contro un'auto, un Renault sulla Aurelia all'incrocio con la strada di San Martino. I due occupanti della vettura, il motociclista e la donna che guidava la vettura, sono stati trasportati dalla Croce Verde di Sanremo all'ospedale dove i sanitari hanno prestato le cure del caso. Abbandoniamo la cronaca, cambiamo argomento. Premiati all'Istituto Colombo di Sanremo, gli alunni vincitori del primo concorso di scrittura creativa. Quattro i premi assoluti che ammontano a 850 euro, riservati a due concorrenti del biennio e a due concorrenti del triennio. Tutti i particolari nel servizio. Si è svolta all'Istituto Colombo di Sanremo la cerimonia di premiazione degli alunni vincitori del primo concorso di scrittura creativa indetto dal dirigente Sergio Maria Conti. Gli studenti delle sedi di Sanremo e Arma iscritti al concorso sono stati 180. 60 studenti si sono presentati alla prova, 12 sono stati gli elaborati selezionati dalla giuria, 4 i premi assoluti che ammontano a 850 euro ciascuno, riservati a due concorrenti del biennio e a due concorrenti del triennio, scelti per l'originale interpretazione del testo proposto, unita ad una sorprendente maturità espressiva. La cerimonia nell'aula magna dell'istituto è stata preceduta da un momento musicale presentato dalla violinista Ilaria Ridolfini, alunna dell'istituto stesso, alla presenza tra gli altri della dirigente dell'ufficio scolastico della provincia di Imperia, Franca Rambaldi, e dello scrittore e poeta Giuseppe Conte, che lo ebbe anche come docente agli inizi della sua carriera professionale e letteraria. I vincitori sono per il testo narrativo di poesia per il biennio Giulio Modena, per la narrativa sempre per il biennio Serena Rebaudo, per la poesia per il triennio Mirko Panizzi e per il testo di narrativa del triennio Marianna Stembari.
Questa iniziativa è venuta in mente a seguito di un'altra iniziativa che abbiamo fatto l'anno scorso, che si chiamava Semi, ed era un progetto sempre di scrittura creativa, però riservato alle studentesse, quindi un progetto nazionale. Da quest'anno a me e al mio staff è venuto in mente di promuovere un concorso di scrittura creativa attraverso sia la parte narrativa che poetica, sia per il biennio che per il triennio, partendo in questo caso da un incipit che permetteva ai ragazzi di esprimersi in modo piuttosto libero. La cosa curiosa, ma anche abbastanza difficile per i ragazzi, è stata quella di essere creativi in modo coatto, perché effettivamente hanno fatto i loro elaborati tutti insieme, nello stesso giorno, lo stesso pomeriggio, e quindi non c'è stato spazio, come dire, hanno dovuto regolare la loro creatività, che questo è un elemento abbastanza importante. La presenza poi del nostro poeta scrittore Giuseppe Conte e della professoressa Manuela Ormea, anche lei scrittrice, dà, diciamo, un senso maggiore a questa iniziativa, che potrà protrarsi nel tempo, e si individuano 4 studenti o studentesse, 2 per il biennio e 2 per una categoria narrativa e 1 per la poesia, a cui la scuola, grazie anche alla sponsorizzazione della Banca San Paolo Intesa, fornisce un premio, mette a disposizione una borsa di 850 euro per premio, che mi sembra un momento significativo anche per questi ragazzi. Consiglio Comunale di Sanremo è stato convocato per giovedì prossimo 7 giugno con inizio dei lavori alle 20:45, ve lo trasmetteremo se come sempre in diretta. All'ordine del giorno interrogazioni, interpellanze e ancora l'approvazione dei verbali successivi, ma la votazione sulle modifiche alla convenzione che regola i rapporti fra il Casinò e il Comune, soprattutto nella parte economica. Poi ci sarà la relazione conclusiva della commissione speciale sulla cantieristica navale minore. E si è svolta anche quest'anno la Baby Maratona al campo ippico al Solaro. A Sanremo grandissima la partecipazione da parte dei genitori e dei piccoli atleti, che sono stati premiati con medaglie, giochi e libri. Il servizio è di Etta Barbarotta. È salito a 450 il numero degli iscritti alla 14ª edizione della Baby Maratona, la gara ludica non competitiva che si è disputata al campo ippico del Solaro. In particolare 347 i bambini nati tra gli anni 2003 e 2009 e 103 gli adulti in gara. Complice la splendida giornata di sole, oltre un migliaio tra bambini, genitori e familiari hanno affollato il campo ippico, la struttura comunale che la Società Ippica Sanremo mette gratuitamente a disposizione da anni per l'evento, resa ancora più accogliente da nuove opere di restyling e ristrutturazione. A rendere colorato e ad arredare l'ambiente a misura di bambino con palloncini e addobbi ci ha pensato Salvatore Stella, eclettico animatore del Teatro dei Mille Colori. La manifestazione è stata organizzata dal Comune con la collaborazione tecnica dell'Associazione Sportiva Pro San Pietro di Verezzo, guidati dall'atleta sanremese Diego Filippi, che hanno attrezzato il percorso per tutte le gare. 50 metri il percorso per i più piccoli, aumentato gradualmente di 30 metri, fino ad arrivare ai 200 per i più grandicelli. 250 metri per le mamme e corsa di 330 metri per i papà. E hanno eseguito tutte le batterie di corsa incitando i bambini più incerti. Alla fine di ogni gara una meritata merenda e soprattutto l'agognata medaglia di partecipazione, assegnata anche ai mini atleti che non sono riusciti a salire sul podio. A premiare i vincitori è stato il sindaco Maurizio Zoccarato, aiutato dal vice sindaco Claudio Alolli e dai consiglieri comunali Marco Damiano, Luca Lombardi, Massimiliano Moroni e Simone Bagioli, che hanno contribuito all'organizzazione. Let's go.
E siamo in chiusura. Adesso, subito dopo, abbiamo gli spazi approfondimento, il nostro dibattito dentro la provincia. Casinò di Sanremo, casinò unico, sì, no, scusate, Tribunale di Sanremo, unico, sì, no, e dove? Questo è il titolo del nostro dentro la provincia. Poi ci occuperemo anche del Tempio Massonico di Sanremo. E vi ricordiamo il canale 216, il canale che ospiterà dall'11 giugno il TG Riviera dei Fiori con tutte le sue rubriche e i suoi spazi approfondimento. Grazie di rimanere con noi.